Non è semplice questa discussione per il pubblico ministero. Questo processo abbiamo scoperto e abbiamo dimostrato che il 22 ottobre, dopo la morte di Stefano Cucchi, è iniziata un'altra storia, di cui necessariamente in questo processo dovremo parlare. E ne dovremo parlare perché questa seconda storia ha poi rischiato di condizionare la prima. E poi c'è un'altra ragione che rende complicata questa discussione, ed è il fatto che non possiamo ignorare che è già stato celebrato un processo. Ed è un processo che, alla fine di questo processo, possiamo tranquillamente dire che è stato un processo kafkiano, con l'imputato al posto del testimone, il testimone al posto dell'imputato, il catetere messo per comodità, le fratture che non le vedono. E non è frutto di sciatteria. È stato il frutto di uno scientifico depistaggio. Non possiamo fare finta di non sapere, o peggio, non possiamo fare finta di non capire che quel processo kafkiano è stato il frutto di un depistaggio, perché si stava giocando un'altra partita, una partita truccata all'insaputa di tutti. Sgombriamo il campo da qualsiasi dubbio. Luigi Lainà quel giorno ha visto Stefano Cucchi. E poi passiamo alla fase più importante della sua dichiarazione, quella di straordinaria importanza per l'identificazione dei responsabili del pestaggio. Perché Lainà, che la sera prima gli aveva detto «chi ti ha ridotto così?», il giorno dopo gli fa una domanda suggestiva. Poi Lainà dice a Cucchi «ma è stata la penitenziaria?» E Cucchi non riusciva neanche a parlare bene, per cui avrebbe pure potuto annuire. E Cucchi invece dice no, sono stati due carabinieri in borghese, di quelli che mi hanno fatto l'arresto. Questi due carabinieri in borghese che gli hanno fatto l'arresto non risultavano dal verbale d'arresto, ma soprattutto non erano emessi in tutta l'istruttoria dibattimentale del processo kafkiano. E quindi oggi tutti sappiamo chi sono i due carabinieri in borghese che gli hanno fatto l'arresto. Sono Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo. Quando lo dice Lainà, dice una cosa precisa. Dice: a me Cucchi mi ha detto che si sono proprio divertiti a menarlo. Divertiti. L'avete già sentita questa espressione? Chi è che lo dice? C'è un'intercettazione del 26 settembre 2015. Anna Carino: Raffaele, hai raccontato la perquisizione, hai raccontato di quanto vi eravate divertiti a picchiare quel drogato di merda. Cioè, ci rendiamo conto? Lainà, Anna Carino, ricevono il racconto del pestaggio da due persone diverse, da chi è stato picchiato e da chi ha picchiato, ma utilizzano lo stesso termine. Si sono divertiti.